tanti punti di vista. Ci sono due finali, una alle 3 del pomeriggio, una alle 9 della sera, e speriamo di inginocchiarci non prima delle partite ma dopo le partite, perché sia andata come doveva andare. Siamo qua, siamo un po' matti, luglio-agosto, 1 milione di firme sulle spiagge italiane, ce la facciamo, perché la sensazione, mi stanno arrivando foto da tutta Italia, da Jesolo al mare di Calabria, dalla Sardegna, stamattina Orbetello, qua in spiaggia, c'è voglia di normalità, di efficienza, di merito, di pulizia, di trasparenza, di riforme. La Lega al governo ha garanzie di riforme, garanzia di taglio di tasse. Ringrazio Claudio, il rinvio delle cartelle esattoriali, il rinvio del saldo e acconto per partite IVA autonomi, l'esenzione IMU per chi ha una casa occupata e non incassa l'affitto. Quindi sono tanti provvedimenti che entrano nelle case, nei negozi e nelle famiglie degli italiani. C'è qualcuno che cerca di rallentare, c'è qualcuno che da mesi parla non di lavoro ma di DL Zan. Martedì arriviamo in aula e finalmente vediamo come la pensa il Parlamento. Noi abbiamo detto il diritto all'amore è sacro, i diritti civili sono sacri, per me sul lungomare di Tarquinia possono abbracciarsi, baciarsi, amarsi due ragazzi o due ragazze, a me non me ne frega assolutamente niente, ognuno è libero di amare chi vuole, dove vuole, quando vuole, come vuole. E quindi mettiamoci d'accordo su questo, che penso sia di comune buon senso, però togliamo da quella legge l'ideologia, il pregiudizio. C'è gente che addirittura vorrebbe spiegare a bambini di 6 o 7 anni che possono cambiare sesso a 7-8 anni. Ecco, lasciamo perdere queste robe qua e lasciamo che siano mamme e papà a occuparsi dell'educazione dei loro figli, non lo Stato, non associazioni Stato, mamme e papà. Sulla giustizia, ogni firma è un mattoncino rivoluzionario, è la rivoluzione, però è 30 anni che il Parlamento promette le riforme della giustizia, ve lo ricordate, il referendum sulla responsabilità dei magistrati era fine anni 80 con Pannella, 30 anni fa, rimasto lì, lettera morta, dopo 30 anni ancora noi e gli amici del Partito Radicale e tanti altri siamo in tutta Italia e ogni singola firma che oggi il sindaco adesso si toglie i jeans, quando vado via si mette ciabatte e costumino e va in spiaggia a fare stalking a tutti quelli che sono in spiaggia col modulino perché può autenticare, però ombrellone per ombrellone, negozio per negozio, bar per bar, parrocchia per parrocchia, ogni singola firma, domenica sul lungomare ma domani in tutti i comuni, perché ricordatelo a chi oggi è in spiaggia e magari viene da Roma, viene da Milano, viene da lontano, si può firmare domani con l'aria condizionata in comune a Terni, in comune a Viterbo, in comune a Tarquinio, in comune a Tuscania, ovunque. Quindi ogni firma però fa la differenza, chi non firma poi non si lamenti se arriviamo a 999.000 firme e mancava la sua, perché questi referendum sono lì, primavera prossima si vota, se non ci pensa il Parlamento ci pensiamo noi, e con un principio soprattutto, chi sbaglia paga. Come tutti gli altri lavoratori, se il barista sbaglia a fare il cappuccino lo butta via e lo rifà, se il cameriere sbaglia paga, se il sindaco sbaglia paga, se l'avvocato, il medico, il dentista, il taxista, l'operaio, chi sbaglia paga. C'è solo una categoria di lavoratori che se sbagliano sulla pelle dei cittadini non pagano, i magistrati. Anche...